Ben ritrovati amiche e amici di Super J, come ogni giovedì da momenti di dolcezza per chiacchierare con l'ospite di turno. Oggi l'ospite è un cantautore, Eugenio Tucci, intanto buongiorno. Buongiorno e grazie dell'invito. Persona che io ho conosciuto anni fa, circa 30 anni fa, avevo perso questo ricordo, lui stesso mi ha ricordato questa nostra conoscenza di 30 anni fa, un cantautore, perché esce con il nuovo album, il primo, possiamo dirlo il primo? Il primo perché racchiude il lavoro di 30 anni, 7 brani, l'album è L'Iguana 80-90, adesso ci faremo spiegare tutto da Eugenio, una raccolta di brani molto interessanti. Io ho avuto modo di ascoltarne due brani che racchiudono anche la melodia e che esulano un po' da quella che è la musica, il cantautorato dei nostri giorni, fatto di rapper e di canzoni che gridano un po' anche alla violenza. Questo va detto perché ci sono brani inascoltabili dal mio punto di vista. Allora Eugenio, parliamo di questo tuo album. Intanto ve lo mostro subito, eccolo qua, con la copertina che racconta un po' la panchina, no? La panchina che racconta l'attesa. Raccontaci tutto. Racconta un'attesa, come dicevi tu, lunga quasi 30 anni, forse anche più, di canzoni scritte, mai abbandonate, mai lasciate al caso. Un bel giorno di un po' di tempo fa il produttore ha deciso di pubblicarli, di fargli vedere la luce. Questo non mi fa che rendermi fiero di questo lavoro, di questo cuore che ho messo nello scrivere. Insieme agli amici, fratelli che hanno suonato con me, a Davide Di Lodovico che ha arrangiato le musiche, e c'è un brano che sono 6 brani miei, è un brano di Beppe Lanzetta, Il piccolo mondo vero, suonato con Stefano Zaccagnini, brano molto interessante, molto profondo, molto bello, poetico, il racconto di lasciare un qualcosa, forse alla figlia, una bimba, una donna, qualcuno di profondo, di qualcosa che purtroppo oggi stiamo perdendo. La panchina, no? Con questi colori, mostro di nuovo la copertina di questo CD, quindi la panchina che rappresenta l'attesa, l'uomo seduto su questa panchina che guarda, qui non è raffigurata alcuna persona, però la panchina dà l'idea dell'attesa, della calma attesa. Non della frenesia. No, non della frenesia di oggi, oggi è un mondo molto veloce, come dicevamo anche prima, sì. Io diciamo che sono un po' il contrario, sono un po' e molto lento, e difatti questo disco vede la luce dopo più di 30 anni, ma anche nelle cose 80-90, perché sono 80-90 perché sono 80, magari 80-90, ma 90 perché hanno visto la luce nella scrittura negli anni 90. L'Iguana era il nome della band che ci è stato dato da un carissimo amico, fratello Guido Scaramazza. Guardate che l'Iguana è così, non è l'apostrofo Iguana, è proprio scritto l'Iguana, così. L'Iguana. Qualcuno a casa potrebbe dire, ma c'è un errore pensando all'Iguana. L'Iguana, noi eravamo nel nostro clubino d'allora, quando facevamo le prove dentro questo piccolo club, e lui ci chiede questo nome, difatti mi ha scritto pochi giorni fa ricordandomi, dice, chi è che ha messo il nome a questo gruppo, e io lo ringrazio, noi lo ringraziamo tutti, nonché i miei fratelli musicisti, Daniele Consorti, Luca Corsi, Daniele Ragni alla batteria. È un progetto che semplice, io, come si dice in questi casi, non so cosa porterà, il volere di Dio, non lo so, mi è
mi affido a questo, quello che viene è tutto di guadagnato. Però già... tu suoni, cioè canti, canto, con la tua band, canto, a seconda canto, delle canto. Circostanze, gruppo da 2 o da 5, sì, li esibite nei locali. Sì, facciamo cantautorato italiano, sì, esatto. Perché fondamentalmente... No, ma cantautorato però di livello, parliamo insomma... È un cantautorato di... Samuele, Samuele Bersani, Francesco De Gregori, Guccini, De André, insomma c'è il, l'osso duro della musica italiana, quello che oggi è ancora attuale se vogliamo, no? Perché prendiamo una canzone di Guccini o De Gregori, Rimmel è attualissima. Purtroppo anche Auschwitz è attualissimo. Sì, quindi Guccini con Auschwitz insomma racconta una tragedia che purtroppo ancora oggi in qualche modo resta. Fortunatamente abbiamo ancora la abbiamo, come dire, l'occasione di ascoltare chi ha vissuto quei momenti, sì, ad Auschwitz. Non sono tante le persone che purtroppo sono ancora in vita, però bisogna chiaramente riportare sempre viva la memoria della tragedia della Seconda Guerra Mondiale. Non dimenticare mai. Assolutamente. Guccini scrisse Auschwitz e raccontava insomma di queste anime che erano nell'aria, esatto, praticamente perché, esatto, uscivano, esatto, da questo camino, no? Esatto, esatto. E tu ti esibisci? Sì, diciamo che quando c'è però la possibilità, come è cambiato rispetto agli anni 80-90 la possibilità oggi di esibirsi, ma oggi in c'è, pubblico? Oggi c'è sempre meno spazio, ci sono sempre meno locali, meno opportunità. Ti raccontavo prima quando eravamo fuori che sono rimasto affascinato da un programma in Rai di cui non ricordo il nome, dove si suona dal vivo. Mi ha ricordato un programma del Grande Arbore con Gegé Telesforo e Monica Nannini, Doc. Gegé Telesforo ho avuto la fortuna di conoscerlo e di intervistarlo in un suo spettacolo, sì, sì. Grandissimo. E quindi si fa fatica ad emergere, si fa fatica a venire fuori, a dire il proprio. Io spero che ci sia la possibilità di portare avanti le proprie idee, ecco. Io... Però Eugenio, io voglio sottolineare questo aspetto. Tu parli, no, delle difficoltà. Cantautori che oggi magari non ci sono più, come ad esempio De André, sono però ancora ascoltati, sono attuali e continuano a raccontare con le loro canzoni aspetti di vita quotidiana. I protagonisti dei nostri giorni, il cantautorato odierno fatto di una certa musica, però a volte diciamo che hanno una vita breve, cioè sono come delle meteore, durano un paio di anni, sono pochi quelli che resistono. Sono delle meteore perché, mio modesto avviso, io per carità non sono nessuno, però c'è troppa, si mette troppa energia tutta una volta, non c'è la classica gavetta che facevi nei locali, che facevi nei piccoli concerti con il service, con le prove, con la vita vissuta. La sala prove è una grande scuola, suonare insieme ad altre persone è una forma di crescita, diceva Boss, è una forma di rispetto anche verso gli altri, di capire, di conoscerci, di approfondire sempre di più. Ma magari... oggi è colpa anche dei produttori? Io non lo so di chi è colpa, io non voglio dare la colpa a nessuno, è un mondo, cioè questa ragazza, la figlia del grande Mango, che si è fermata, sì, per lo stress. Oggi viviamo, sì, in un mondo di stress, cioè, un mondo di forzature, di corsa. Non è il mio mondo, per carità, io non voglio far parte di questo mondo. Le cose ponderate sono sempre quelle che sono le migliori, forse, non lo so, non lo sappiamo. Però ecco, ci vuole calma e sangue freddo, per me è questo, ecco.
Ieri sera è stato trasmesso lo speciale che ci ricordava Domenico Modugno, no? Sì. Anche qui parliamo di un grande artista. C'è una canzone che parla del frac, insomma, lì quella davvero, il vecchio frac, che racconta una storia molto molto bella, particolare. È una canzone che mi ha insegnato mio padre, la sapevo a memoria, quindi è una riflessione. È una riflessione. Quella è una canzone scritta con una straordinaria riflessione che ti dice come quella persona comunque ci tiene all'eleganza, insomma, eccetera. Quindi sono davvero poesie, perché io distingo la musica odierna rispetto alla musica di qualche anno fa. Qualche anno fa si produceva poesia, oggi si produce rumore, ma è il mio punto di vista, perché non adoro una certa musica. Ho ascoltato questi due brani e ho capito che c'è poesia in questo album. No, anzi, il primo album, primo. Dopo, a distanza di 30 anni, lo abbiamo detto, ma c'è poesia. Qual è la tua fonte ispiratrice? Qual è stata? Perché se i brani sono tuoi, tu sei un cantautore. La mia fonte ispiratrice è la vita e soprattutto l'interiore, ma il cuore, quello che ti dice il cuore, la mente. Io quando c'è stato un periodo che non ho più suonato, mi sono fermato, ero preso da altre cose, anche se la chitarra a casa la suonavo, è una parola grossa, la strimbellavo sempre, la strimbello ancora. Ieri sera fino a una certa ora sono stato lì con le mie canzoni a scrivere. È tutto quello che ti passa il cuore, la mente, è tutto quello che vivi, non solo durante la giornata, ma nella vita, nei passaggi che hai dalla famiglia al lavoro, alle storie che incontri durante il lavoro, durante una passeggiata. Tu però hai detto che ieri sera stavi suonando la chitarra e scrivevi, quindi sì, c'è una nuova produzione, sì, mi pare di capire. Sì. E allora rispetto a 30 anni fa, a 80-90, no? C'è stata un'evoluzione nella scrittura dei testi? È cambiato qualcosa? Tu ti riferisci alla mia? La tua. Oddio, non lo so. Segui la stessa strada? Io non ho abbandonato la mia strada, come ti dicevo prima, che è il cuore fondamentalmente, quello che mi detta il cuore. Non c'è stata un'evoluzione, non lo so, io rileggendo quello che ho scritto ieri sera e quello che ho scritto 30 anni fa, a parte che le canzoni che fanno parte di questo disco sono attuali, anche scritte 30 anni fa, forse anche più, poi messe in musica magari un po' dopo, però attualissime. La formula della scrittura è sempre quella, non solo la carta e la penna, ma ripeto, lo sottolineo e lo evidenzio sempre, il cuore, perché secondo me nasce da lì. Gli altri non lo so come fanno, io non mi reputo chiaramente nessuno, do questo mio piccolo contributo prima di tutto a me stesso, poi spero che altri. Hai mai scritto di getto? Sì, io solitamente scrivo e non ci rimetto più mani, non mi capita di scrivere e poi riprendere e continuare a scrivere, perché quell'emozione è lì, come diceva Vasco Rossi, poi passa, va via. Quindi bisogna cogliere l'attimo. Assolutamente sì. Carpe diem, sempre, tutta la vita. È un attimo che fugge, se poi non lo riprendi, perché magari ti vengono in mente altre idee, altre situazioni, ti passa quel momento, ti arriva una telefonata, non lo so, però quel momento è tuo. E 5 minuti, 10 minuti, mezz'ora, non calcolo il tempo, però è questo. E dimmi, nella scrittura ovviamente i versi che vengono stesi, con quale formula tu
scrivi? Endecasillabo, versetti. Mi sembra una domanda abbastanza difficile. No, vabbè, ti chiedo questo, come, insomma, come metti insieme le frasi, insomma. Guarda, a volte mi viene in mente anche la musica, no? Mentre scrivo mi viene in mente, può essere così, ma la perdo facilmente, perché le parole sovrastano quello che può essere la musica, che poi non vada alla ricerca della rima, no? Mare, baciare, baciare, fumare. Viene da solo, non lo so come viene e come faccio. È un dono. Io lo definisco dono, allora, a questo punto. Se è un dono, ringrazio chi me l'ha dato. Penso di sì, penso che sia un dono. Come si abbina? Perché è chiaro che vengono scritti i testi e poi bisogna musicare un testo, no? Come nasce musica attorno a un testo? La musica attorno a un testo, come ti dicevo prima, mi viene in mente a volte la musica a parole. Io chiaramente chiedo aiuto, come nel all'arrangiatore, caso, cioè, all'arrangiatore o alla band, come ti dicevo prima. Io porto 4 accordi, perché più di quelli non so fare con la chitarra. Porto 4 accordi, poi chi è più grande di me aggiusta il tiro, aggiusta. Solitamente con gli accordi si parte col giro di do e poi si arriva alla guarda che le canzoni più belle, se vai a vedere, hanno 4 accordi. Sì, ma è così. Ma la re, sol, la canzone del sole, anche no? I grandi, no? I grandi artisti. Io a volte vedo degli accordi allucinanti, no? Fa diesis, settima minore, più, non so neanche come si fa. Allora chiedo a mio fratello, che anche lui è un musicista, Emanuele Tucci, chiedo: ma come si fa? E lui molte volte mi ha detto: vengo a casa tua, ti insegno. Non è stato mai fatto, per colpa mia chiaramente, ma comunque gli accordi sono, per me sono quelli. Poi mi faccio aiutare dalla band, da chi è sopra di me ed è musicista veramente, perché io non lo so. Però tu lanci input, no? Dai idea. Io dico, okay, di come potrebbe essere questo, musicata la canzone. Questo potrebbe essere così. Voi che ne pensate? Cioè, fare da solo non mi è mai interessato, per me è insieme. Insieme cerchiamo di sviluppare qualcosa. Io ho questa idea, che dite? Ma da una spaghettata e un bicchiere di vino alla musica, ecco. Ma i grandi progetti nascono attraverso un piatto di spaghetti, sempre, un buon piatto e un buon bicchiere di vino. Sempre comunque. Nascono sempre le grandi idee esatto. Nascono proprio così. Ovviamente io avrò il piacere di ascoltare questo album. Ho ascoltato già due canzoni e sono davvero molto interessanti, perché regalano anche riflessione, pausa interiore, apre la mente in qualche maniera, no? Comincia a spaziare, a volare con la mente, ad andare oltre certi orizzonti, ed è quello che personalmente io cerco sempre in una canzone. Davvero è stato un piacere, piacere è stato mio. Ascoltare questa. Abbiamo ancora alcuni minuti con te, ascoltare questi testi, okay. Quindi possiamo ancora parlare, però ti chiedo, no? Tu hai detto che stai già scrivendo, ieri sera hai scritto qualcosa, quindi se questo è il primo, ci sarà sicuramente un seguito. Ma io lo spero, però prima vediamo come va questo qui, vediamo. Allora dobbiamo dire come trovare questo album. Uscirà il 10 dicembre in tutte le piattaforme, da Spotify, Apple Music, tutte le piattaforme che sono in circolazione. In più si può prenotare, è stato prodotto, come si suol dire, in carne ed ossa, su ideasuoni.com, che è la casa produttrice, editrice, e ne approfitto per ringraziare il piccolo grande uomo che è Nino Di Berardino, che ha voluto fortemente questo progetto, ci ha messo veramente anima e cuore. Sono contento
che dopo 30 anni lui ancora era lì, perché se ne parlava sempre ma non c'era mai, però non ha mai abbandonato, però non la ha strada. Mai abbandonato la strada. E quando metto usciamo, punto e basta, anche se tu non sei d'accordo. E io sono rimasto un po', quindi gli devo tutto quello che sono. Dove avete registrato l'album? Roma, questo è un vecchio master da lo studio di Rock di Simone in Scimbata, un bravissimo fonico, veramente una persona che mi ha fatto trovare a mio agio, mi ha rilassato, mi ha... io non sono un professionista, ho avuto delle esperienze in studio, entrare in studio è sempre un'emozione, ritrovarti davanti a quel microfono con le cuffie, sapendo che vai a toccare, no, però a cercare di arrivare a qualcun altro, a portargli un po' di tuo nei racconti che sono lì. Abbiamo ancora 5 minuti, io adesso voglio il racconto dei testi da te scritti, che cosa rappresentano, che cosa dicono. Te Deum. Ma Te Deum all'epoca l'ho scritto in un momento di grande angoscia, quando si aveva 20 anni, che c'erano queste, non depressioni, però si era molto così, riflessivi sul futuro, chiedendo un aiuto nel ringraziare, soprattutto ringraziare un'entità che sta sopra di noi e cui io... Sei credente? Credo molto, sì, credo molto e seguo molto il mio caro amico Francesco d'Assisi, mi ritengo un piccolo francescano. Ami gli animali? Sì, anche se non ne possiedo, però sì, amo i cani, i cavalli, infatti mia figlia, la terza, va a cavallo, era una passione. La terza, perché ha quattro figli, Eugenio, si è, come dire, sposato giovane, ha avuto figli a 21-22 anni, avevi già un ragazzo, cioè, oggi è un ragazzo sposato. Oggi è un ragazzo che è partito proprio oggi per il suo viaggio di nozze. Auguri. Grazie, grazie. La mia quarta oggi fa 10 anni, suo compleanno, auguri Gaia. E le altre due studiano, Zoe e Francesca, non a caso la terza è Francesca, per due motivi: Francesco d'Assisi e Francesco De Gregori. Il mio massimo ispiratore nel cantautorato italiano. Beh, il più grande, c'è una, se vogliamo, straordinaria, non ricordo il titolo di questa canzone De Gregori, che parla della luna, di questa ragazza, insomma, devo andare a cercare. Poi Insegnami ad amare. Insegnami ad amare è una canzone che si rivolge ad un fratello giovane che usava e usa tuttora delle frasi, dei momenti molto riflessivi per me, in cui io non avevo il coraggio magari di esprimermi, quindi chiedevo aiuto a lui, nella formula l'amore è una cosa, l'amare soprattutto è una forza, e quindi è dedicata è dedicata tutta a mio fratello. Che cosa rappresenta per te tuo fratello? Mio fratello rappresenta la vita nel ricordo di nostro padre, la vita, sono molto orgoglioso di lui e gli auguro veramente tanta fortuna. Ho trovato la canzone che mi piace tantissimo, Sei mastata sulla luna, di Francesco De Gregori. Sì, questa fa parte di una colonna sonora, l'ultima Di un film, di un film, esatto, sì. Straordinaria questa canzone, perché davvero anche in questo caso c'è tantissima poesia, immaginazione, il fatto, no, di dire sei mai stata sulla luna, che cosa dice la tua mente, il tuo cuore, che cosa può rappresentare. Sei mai stata sulla luna è un obiettivo irraggiungibile per noi comuni mortali, che non siamo astronauti, non siamo nulla, però c'è sempre questa immaginazione, e poi la luna che è stata sempre fonte di ispirazione, no? Per i nostri cantautori, per tanti cantautori.
Lontano da te. Lontano da te è la fine di un amore, la fine di un qualcosa che non c'era più, dei pensieri e un amore donati a chi forse non li meritava. E si è sofferto? Abbastanza, molto, ma in amore si soffre sempre. Nel bene e nel male? Nel bene e nel male si soffre. Si può sapere perché? Si può sapere perché è una canzone molto sociale che riguarda un po' tutti noi. Per me è una carica ad andare avanti, perché tanto, se vogliamo, non entrando nel merito delle cose, ma dalla politica a tutto, bisogna avere il coraggio di andare avanti, di combattere e di vedere, perché il sole c'è sempre, il sole c'è per tutti, sì. Ed è un invito ad alzarsi e camminare. Non per fare retorica, ma dietro le nuvole c'è sempre assolutamente il sole, e dopo una notte buia c'è sempre un nuovo sole che sorge, no? Esatto. Alzata dal vento. Alzata dal vento racconta un po' anch'essa una storia d'amore dedicata a una persona a cui tenevo e tengo molto, che diciamo ha lasciato un vuoto dentro di me molto profondo. Io non so se l'ho spiegata bene o se le spiego bene, perché non è capire che tu sei un grande romanticone. Penso di sì, abbastanza, sì. Quindi soffri abbastanza in determinati momenti. La sofferenza c'è sempre, come dicevo prima, fa parte della nostra vita, e è questo il gioco. Sogno è una splendida canzone d'amore che parla di un amore mai conosciuto. Io ero innamorato di una ragazza che non ho mai affrontato, non ho mai avuto il coraggio di aprirmi, di andare davanti. È una ragazza di tanti anni fa ed è stato un sogno. Perché è mancato tutto questo coraggio? Ma perché non sono fondamentalmente, io non sono un coraggioso, quindi faccio fatica a volte a buttarmi. Non ti esponi, insomma. Cerco di essere. L'ultimo brano, Un piccolo mondo vero, di cui abbiamo parlato proprio all'inizio di questa puntata a colazione. Eugenio, siamo ai saluti. Io ti ringrazio per questa bella chiacchierata. Grazie a voi, grazie a voi. Ti auguro un in bocca al lupo sincero. Grazie, viva il lupo. Una buona fortuna. Grazie. Per questo tuo album, il primo, appunto, Liguana 80-90, di cui abbiamo parlato ampiamente. Ringrazio i nostri telespettatori, Pietro Baldassare in regia, Fabio Fedeli alla camera, e ti faccio anche gli auguri di buon Natale. Grazie, ci siamo. Grazie, auguri a tutti. Buona giornata. Mille.